Val Francavilla, il derby adriatico con la Vastese. All'Aragona l'11 di Ervese si conferma squadra da trasferta e con una prova con i fiocchi si impone al cospetto di una Vastese a tratti irriconoscibile e che nella ripresa non ha saputo cambiare l'inerzia di una partita sembrata segnata sin dall'inizio. Nella Vastese il classico 4-3-3 con Pizzutelli recuperato in cabina di regia e Tedesco che la spunta su Cherillo e Bittaie. Nel Francavilla stagione finita per Fofana e Amenta, fuori causa anche Molenda, c'è Paravati in avanti con Banegas. Grande cordialità sugli spalti, vista l'amicizia tra i presidenti Bolami e Candeloro e il gemellaggio tra le due tifoserie. In campo la squadra più pronta è il Francavilla, che si fa subito vedere con Palumbo. La risposta della Vastese passa per il recupero palla di Cane, poi Leonetti, serve la corrente De Feo che tira centralmente. Poco dopo ripartenza dirompente di Stifaletta che, anziché assistere i compagni meglio piazzati, va al tiro e spreca una buona opportunità. Chi invece non sbaglia al quarto d'ora è Ezequiel Banegas, che si inventa il vantaggio del Francavilla. Salta, dichiara e scarica un sinistro violentissimo sotto la traversa, imprendibile per Camerlengo. Il gol dà ulteriore linfa al Francavilla, che manovra con grande scioltezza mentre la Vastese si ritrova per diversi minuti in balia del palleggio ospite e rischia il 21esimo con la sventola volante di Palumbo dopo corner di Banegas. Il centrocampista napoletano ci riprova con un altro potente sinistro dopo un paio di minuti. Anche questo sorvola di poco la traversa. La prestazione di Palumbo è dominante ed il giocatore prova a bissare la protezza con la Iesina al 40esimo senza riuscirci. Della Vastese poche tracce. La squadra di Colavitto prova a fare qualcosa in più nel finale di tempo, ma la punizione innocua di Pizzutelli è lo specchio del brutto primo tempo aragonese. Nella ripresa le cose non sembrano cambiare. Palumbo mena le danze e Baba al settimo conclude. Camerlengo blocca sul ribaltamento di fronte, break di Nicola Fiore, cross morbido sul quale l'altro Fiore, Gianmarco, interviene e sventa l'incornata di Tedesco. Iervese inserisce Alexic, che al 13esimo ha la palla del raddoppio, il suggerimento è di Banegas. Alexic però davanti a Camerlengo chiude troppo il diagonale, palla al lato. Lo spavento incentiva il cambio per Colavitto, Bittaie per Cane e Vastese col 3-4-3, ma il nuovo assetto non migliora di tanto la produzione offensiva dei padroni di casa. Tedesco conclude alto al 16esimo, nulla da fare anche per Fiore al 25esimo. Francavilla invece sempre ficcante al 26esimo, combinazione Palumbo, Alexic, Banegas, l'argentino in sacca ma è in offside. Il raddoppio è solo rimandato di 3 minuti, Banegas premia la sovrapposizione di Fiore, cross basso per Palumbo che corona la sua gran prova col gol numero 12 in campionato. Partita finita? No, perché al 34esimo c'è un contatto in area tra Milizia e Bittaie per Bianchini di Terni e rigore che Nicola Fiore prima si fa parare da Fargione ma poi monetizza col tap-in vincente 1-2. La Vastese però non riesce a incidere nel concitato finale e i biancorossi devono così alzare bandiera bianca. Vince con merito il Francavilla che tiene accese le speranze play-off mentre la Vastese scivola al quinto posto agganciata dal Pineto. Iervese una vittoria meritata, un Francavilla che a tratti davvero ha espresso un gran calcio palla a terra e i playoff sono ancora alla portata. Sì, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché oggi hanno fatto una grandissima prestazione. Era quello che avevamo preparato, abbiamo fatto in campo e sono contento perché meritano veramente tanto questi ragazzi e ci continuiamo a credere nei playoff perché è un obiettivo che noi abbiamo in mente e la vogliamo raggiungere a tutti i costi. Ecco, si nota sempre questa differenza non solo di risultati ma anche nell'approccio alla partita che c'è tra le gare interne e quelle esterne. Come mai tutto questo? Ma no, in casa pure abbiamo fatto delle ottime prestazioni. E sicuramente le prime sconfitte che abbiamo fatto in casa non hanno dato sicuramente serenità e tranquillità alla squadra, però devo dire che la squadra in tutte le partite, in tutti i campi va a dettare le proprie idee, cerca di fare gioco e abbiamo sempre costruito tantissimo, abbiamo concretizzato meno di quello che si costruisse, però ecco, quello che ci tengo a precisare è che in questo momento è una squadra, in questo momento siamo una squadra dove non dico che giochiamo a memoria, ma veramente riusciamo ad applicare tutto quello che noi facciamo. Il secondo gol è veramente l'esempio, perché i ragazzi dicevano sembra un'azione di 11 contro 0 che facciamo in allenamento. Andiamo anche gol annullato. Il gol annullato pure, quindi sono contento perché adesso loro credono nei loro mezzi. Mi sento di ringraziare i ragazzi perché anche oggi hanno dato il massimo, quindi hanno fatto una partita di cuore, di sostanza. Il secondo gol è su una ripartenza.
Non è che il Francavilla abbia creato tanto, sinceramente. Abbiamo avuto due o tre situazioni, dovevamo essere forse un po' più cattivi, però queste sono finali e quindi questa finale è andata a loro. Abbiamo ascoltato anche il presidente Bolami, era piuttosto contrariato dalla prova della Vastese e anche, le dico, della gestione di alcuni cambi. Non so, lei ha qualcosa da dire sotto questo punto di vista? Il presidente è il presidente, lui deve fare i commenti, li fa, per quanto mi riguarda diciamo che penso di fare sempre le cose in coscienza. Lui quest'anno non ci sta facendo mancare niente, lo dobbiamo ringraziare per quello che ci sta dando. C'è preoccupazione per questo finale di stagione o questa squadra ha ancora delle energie da mettere sul piatto per centrare l'obiettivo? Che non è l'obiettivo di inizio stagione, però. Ma è normale, ora stai lì e devi cercare di dare il massimo. Il problema, che poi non è un problema, cioè nel senso che si scende in campo sempre per dare il massimo, ogni partita ha un tasso di difficoltà enorme, ora vai a Campobasso che mi sa che ha perso 6-7 partite di fila, quindi non è che, però questo è un gruppo, il mio ti devo dire, un gruppo tra virgolette folle, perché nei momenti magari che li vedi un po' stanchi è capace che ti fanno la prestazione, quindi non, sotto sto lato non è che ti danno certezze. Quindi oggi penso che i ragazzi, li ho visti in campo, hanno dato veramente il massimo contro una squadra fisica che comunque sviluppava tanto gioco da dietro, non era semplice.